La storia di Giannis Antetokounmpo è probabilmente una delle storie sportive più belle di questo millennio. La fame, i sacrifici, il razzismo, un destino incerto, fino a diventare non solo un giocatore NBA, fino a diventare il migliore di tutti, l'MVP. Questa è una storia speciale e allora voglio raccontarvela in modo speciale. E per farlo andiamo ad Atene. Proveremo a ripercorrere le tappe fondamentali che l'hanno portato ad essere quello che è oggi. La palestra in cui dormiva, il campetto dove andava a giocare. E andiamo davvero. Cioè, non è che lo sto dicendo per dire, cioè, giuro, stiamo andando ad Atene. Andiamo, dai, vai. Adesso vi spiego meglio. È tutto vero. Appena arrivato ad Atene e incontrerò Giannis Antetokounmpo. Saranno due giorni incredibili. Siamo qui in questi giorni perché Nike presenterà la nuova scarpa dedicata a Giannis Antetokounmpo, le Zoom Freak One. E di conseguenza la presentazione sarà incredibile. La figata è che è stata fatta proprio qui, dove lui è cresciuto e da dove è partita la sua storia. Raga, ci sono un botto di cose da fare e da vedere. E c'è anche un sacchetto lì. Non è vero che sono sorpreso, ovviamente l'avevo visto subito appena ero entrato. Kit di sopravvivenza, crema solare e poi è la dea Nike. Tutto torna. Adesso siamo pronti. Quella è l'Acropoli. Qui questa mattina ci sarà l'unveil della scarpa, cioè la presentazione ufficiale della signature. Nessuno ha visto ancora e oggi sarà presentata a livello mondiale qui ad Atene. Anche Bobby. Ok, quindi noi stiamo qui. Acqua, ventaglio, sopravvivenza. Mr. Giannis Antetokounmpo. Io non ho idea di cosa possa significare per Giannis essere qui oggi, dopo tutto quello che è passato, dopo quello che è stata la sua storia, con tutta questa gente in adorazione, in questa città dove lui condivideva le sue scarpe con i fratelli. Emotivamente per lui deve essere una cosa incredibile tornare qui da MVP. I genitori sono arrivati qui dalla Nigeria e qui Giannis è nato e cresciuto. Da ragazzino, insieme al fratello, faceva diverse miglia a piedi per arrivare da casa sua alla palestra dove si allenavano. Non avevano le forze, non avevano da mangiare, quindi si fermavano a dormire in palestra. C'è anche un periodo da venditore ambulante. Ha giocato a basket e ha iniziato ad attirare l'attenzione di qualcuno. E lui è molto attaccato alla sua famiglia e ai suoi fratelli. Il padre di Giannis è scomparso qualche anno fa. Anni fa non ha potuto vederlo diventare MVP, diventare il migliore di tutti. Who's my hope? It's my mother. Yeah, my mother saw the future for me. A good parent sees the future for their kid, right? We boys, we fight boys. It's not easy. It's not easy. Strongest woman I know. You can, nothing can break her down. My hope, my inspiration was my mom. Adesso non so ancora bene cosa sta per accadere. Wow, wow, wow. Ma che figata! Questo? Book of Giannis. Ci vediamo al Philatleticos Basketball Club per testare le Zoom Freak One. Affare fatto. Tutto mitologico. Wow. Wow. Ok, adesso possiamo andare. Andiamo a giocare, va? E questa è la palestra in cui Giannis e suo fratello Thanasis venivano ad allenarsi. La prima palestra. Hanno lasciato il segno da qui all'NBA.
sembra una di quelle palestre dove si giocano i campionati WISP e CSA. Ora però qui ci dovremmo allenare noi, perché a quanto ho capito un po' uno dei coach che ci allenerà ti tirò un po' in due allenare. Gli altri fanno i movimenti di Giannis, tu solo difesa. Eccola qua, un uomo felice. Lui è l'allenatore che ha cambiato la vita degli anni, che lo allenava quando era un ragazzino. E questo è il preciso istante in cui sono entrato nella storia e ho fatto il giro del mondo. Raga, non ci posso credere. Giannis mi ha schiacciato in testa. MVP mi ha schiacciato in testa. Madonna, che roba incredibile. Incredibile raga, tutto incredibile, giornata incredibile e non è ancora finita, anzi è un nuovo giorno. Io sono ancora un po' sotto shock per quello che è successo ieri, per aver giocato con Giannis Antetokounmpo. Cazzo, è successo davvero. Sono le 7:30, andiamo a visitare l'Acropoli, anche perché sennò con questo sole si schiatta. Atene è composta da templi antichi e da gradini, tantissimi gradini, gradini ovunque. Decisamente uno dei posti più affascinanti del mondo. Qui siamo ad Ambelokipi. Questo è uno dei playground, dei campetti che Nike ha risistemato e ha dedicato a Giannis. Tutto curato nei dettagli, a partire dalla tabella. In questi giorni qui si sta tenendo un torneo di Antetokounmpo Bros Tournament e questa sera si svolgerà la finale. You remember yesterday what happened? I remember. Yeah, it was a trauma, but it was a dream for me, okay? Now, we went viral. I am a legend. Thank you. Hi, Giannis. How are you? Good, how man. Are you? Good, man. Can you tell to my friend that I allowed you to dunk on me? I love you. Oh, no. See, this guy tried to talk trash, and I tried to teach him a lesson, so that's why I dunked him. Okay, good lesson, good lesson. Lesson learned now. Yeah, and thank you, Giannis, for to be Giannis Antetokounmpo, because you are very authentic and you are an hope to my generation. I wait you in Italy. I was in Italy last summer. Okay. I went to Rome, I went to Venice, okay. And I went to Florence. Okay. Beautiful country, beautiful food, beautiful pasta. Good. Thank you very much. Thank you. Tutto incredibile, tutto incredibile. E per chiudere questa esperienza, adesso siamo a Sepulia, il quartiere dove Giannis è cresciuto e dove Giannis questa sera tornerà per un evento incredibile. E soprattutto tutta la sua gente che lo sta aspettando. Prima però dobbiamo fare una tappa fondamentale, perché è stata una tappa fondamentale anche per Giannis. Oh, 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 oh. Thank you. Questa è la taverna di Mr. Giannis, colui che sfamava Giannis, gli davano solo il panino prima di andare al campetto, quando doveva tornare a casa. È stato fondamentale per la sopravvivenza di Giannis e di conseguenza anche per il suo percorso. E adesso è un luogo di culto.
messaggio allo spiedino, perché comunque devo vivere anch'io l'esperienza. La storia di Giannis ci insegna che tutto è possibile, che si può essere il miglior giocatore NBA, ma essere ancora profondamente attaccato ai propri valori e alla propria famiglia, che si può essere osannati in tutto il mondo, ma sempre riconoscenti alla propria comunità, che si può partire da un destino sfortunato, una vita di stenti, da immigrato, venditore ambulante, fino ad arrivare in NBA e superare i propri sogni. I wanna be NBA player. Partire dal proprio quartiere. Cioè, quella è la via dove abitava Giannis. Partire da zero e ritornarci da eroe. Perché quello che ho avvertito da lui è qualcosa di autentico, qualcosa di genuino, qualcosa di potente. Perché si può andare oltre l'essere uno sportivo, si può andare oltre l'essere il più forte, si può diventare un simbolo. Oggi Giannis in Grecia significa speranza. Lui lo sa, la sua gente lo sa. Perché se è conveniente che esistano gli dèi, allora lasciatecelo credere. Obviously, you know, my dad is not here with me, but two years ago, I had a goal in my head that I'm going to be the best player in the league. Yeah, I'm going to do whatever it takes to help my team win, and I'm going to win the MVP. And every day that I step on the floor, I always think about my dad, and that motivates me and it pushes me to, you know, play hard and move forward. Even though when my body's sore, even though when I don't feel like playing, I always gonna show up and I always gonna do the right thing. I want to thank my amazing brothers. You know, I love you guys, man.